Sono Cristina Santi, sindaco di Riva del Garda, vicepresidente della Comunità del Garda. Siamo qua oggi a Palazzo Martini per l'assemblea della comunità, nel quale tratteremo diversi temi, dal turismo, l'ingresso di nuovi enti territoriali, alla sostenibilità, parleremo di viabilità, di afflussi turistici e approveremo il bilancio del nostro ente territoriale Comunità del Garda. Giovanni Gregorini, Università Cattolica del Sacro Cuore, direttore dell'OTG, Osservatorio per il Turismo sul Lago di Garda, una infrastruttura culturale che oggi è presente all'Assemblea Comunità del Garda per offrire la disponibilità a promuovere le competenze necessarie a gestire, innovare, trasformare il turismo sul Lago di Garda. Buongiorno, sono l'ammiraglio Filippo Marini, direttore marittimo di Venezia. È un piacere essere qui insieme con il responsabile del primo nucleo nostro del Lago di Garda, il comandante Ragadale. Siamo qui per portare e condividere i risultati di un impegnativo anno di lavoro con i nostri mezzi e i nostri uomini sul Lago di Garda e per ribadire che dopo 25 anni di presenza sul lago, oggi c'è ancora più entusiasmo del primo giorno per garantire a tutte le persone che frequentano questi meravigliosi posti, garantire la sicurezza insieme con tutti gli altri soggetti che operano sul lago, gli altri colleghi delle altre forze di polizia, insomma, chi presta la propria opera per aiutare gli altri. Sono Annalisa Baroni, delegata dalla Presidente Senatrice Gelmini, Presidente della Comunità del Garda per i rapporti con il territorio mantovano. Oggi qui celebriamo il rientro della provincia di Mantova nella Comunità del Garda. Il Presidente Bottani della provincia di Mantova, con uno sguardo ampio e lungo strategico sul futuro, ha capito che il territorio mantovano non può che essere legato alla grande area vasta del Lago di Garda, sovraregionale Trentino, Veneto e Regione Lombardia. E quindi Mantova rientra a buon diritto nel ruolo che le è sempre stato suo e che la caratterizza nei suoi rapporti con Lago di Garda. Sono Marco Girardi, io sono presidente del Consorzio Lago di Garda Lombardia, ma qui ho la delega per rappresentare il Garda Unico. Sono molto contento e partecipiamo volentieri perché vogliamo fare grande sinergia con la Comunità del Garda, naturalmente ognuno per le sue competenze. Noi come Garda Unico siamo leader, diciamo, del Lago di Garda per quanto riguarda la promozione e la commercializzazione. Quindi ci dedichiamo in particolar modo in questo. La Comunità del Garda naturalmente è importantissima per quanto riguarda tutto il resto, quindi navigazione, viabilità e tutte quelle che sono le informazioni più importanti per il Lago di Garda. Il senso è proprio questo, fare rete, fare squadra tra tutti gli amministratori e non uccidere i campanilismi che molte volte non fanno vedere quelli che sono i problemi ma anche le soluzioni di questo territorio. Come dire, facciamo appello a tutti, non solo ai comuni, alle province ma anche alle regioni. I sindaci che hanno partecipato numerosi per ribadire come ci sia bisogno. Io credo che il Lago di Garda abbia tutte le caratteristiche per essere un lago green, per essere sostenibile dal punto di vista ambientale. Sono stati fatti molti investimenti in questa direzione, quindi dobbiamo al più presto risolvere la questione della depurazione, le difficoltà che abbiamo avuto sulle frane, perché la nostra rappresentazione del Lago di Garda deve essere coerente con le potenzialità e con le caratteristiche di questo lago. E quindi l'invito che ho rivolto alle regioni Lombardia, Veneto, ma anche alla provincia autonoma di Trento è quello di condividere la richiesta dei sindaci, dei 55 sindaci che fanno parte della Comunità del Garda, affinché da parte del governo arrivino le risorse che servono per completare quest'opera. Poi è chiaro che dal punto di vista infrastrutturale questa rimane un'area che ha delle sue fragilità, ma dobbiamo lavorarci tutti insieme in un'ottica di area vasta, di governo del territorio e fare in modo che il Lago di Garda possa rappresentarsi anche dal punto di vista turistico, oltre che per i residenti, nel migliore dei modi. A margine di questo c'è anche la questione della galleria.
sì. Il Garda. Quello si è detto l'impatto ambientale è marginale, però l'impatto emotivo, l'impatto sull'immaginario che ha, esatto. Quello è un tema che coinvolge tutti gli enti locali. Assolutamente, queste criticità le dobbiamo archiviare il prima possibile. Dobbiamo risolvere la strada della forra, dobbiamo mettere in sicurezza la Gardesana, occorre assegnare la priorità alla mobilità. Io credo che sia l'unico aspetto critico di questo territorio che ha poi delle potenzialità straordinarie. Ricordiamolo, l'acqua del lago di Garda rappresenta il 40% del patrimonio di acqua dolce nazionale. Quindi ci sono tutte le condizioni per un'offerta turistica di grande qualità, per una qualità di vita straordinaria per i residenti. Abbiamo questi punti, li abbiamo affrontati all'interno della comunità del Garda, abbiamo bisogno dell'aiuto degli enti superiori, regioni, provincia autonoma di Trento e soprattutto del governo. Certo, la capacità di accoglienza turistica non è illimitata, qui poi c'è anche la questione del numero, ti parlo ogni tanto di contingenza. Allora, si tratta di puntare sulla qualità. Le presenze turistiche del lago di Garda sono intorno a 24 milioni di turisti l'anno, sono tante, però ricordiamoci che è anche un'attività economica importante, quindi non mi sento di, come dire, né di demonizzarla né di sottovalutarla. Però è chiaro che non dobbiamo andare verso l'overtourism, dobbiamo essere attenti alla qualità, al rispetto dell'ambiente, alla tutela di questo territorio. Si può fare tutto. Il PNRR ci insegna che ci sono le condizioni per investimenti nella giusta direzione, per la salvaguardia, ma anche per lo sviluppo. Abbiamo bisogno anche di crescita e di competitività in questo paese e sicuramente il Lago di Garda, la sua parte, è in grado di farla. Grazie mille. Grazie a voi.